i sindacati sono rimasti molto contenti. È chiaro che è stata fatta la presentazione molto dettagliata, tanto è vero che c'è stata una richiesta di riservatezza, perché voi capite che a questo punto si tratta anche di aspetti, non dico i segreti industriali, ma di procedimenti industriali. C'è una grande soddisfazione, si parte con 123 più 11 persone, quindi 134 dipendenti. E ci sarà la possibilità anche di aumentare il numero di addetti ai lavori. Si tratta di una tecnologia nuova assolutamente necessaria. Proprio stamattina su Repubblica, io invito qualcuno ad andarla a vedere, sulla pagina ambiente viene descritta come quella dei rifiuti elettronici sta diventando un'emergenza mondiale, per cui si aprirà un grandissimo spazio. Io sono molto ottimista e credo, adesso sistemando queste polemiche rispetto al sito, spero che facendo rapidamente i lavori, perché c'è la necessità di adeguare rispetto all'altezza delle macchine una parte dei soffitti, spero insomma che per la seconda metà dell'anno i nostri lavoratori, perché oggi ho ribadito che i primi ad essere assunti saranno tutti quelli FIDA, FIM che vengono dalla grande crisi, e penso che potremo partire dalla produzione, ci sarà un indotto sui trasporti, quindi insomma è un buon segnale. Ci è voluto un anno e mezzo di lavoro, mi dispiace che ha riavuto in questa città come al solito tanti ostacoli, fastidi, e ci fa lavorare il doppio questa cosa, quindi io inviterei a essere un po' più positivi. Poi in tanti non fanno niente, è ammessa benissimo, perché chi è pagato per fare siamo noi, Lolli, cioè Lolli neanche più lo fa per passione, ma se avessimo non persone che ostacolano andremo più tranquilli.